Il 12 settembre si sono disputati al porto di San Marco di Castellabate i quarti di finale del trofeo internazionale di pallanuoto Cilento Costa Blu, organizzato dalle amministrazioni comunali di Castellabate, Pollica e Casalvelino, con il Comitato regionale campano della Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione con l'associazione Puntatresino Circolo Lazzarulo e Cilento Mania. Ci parli un po' di questa iniziativa, Cilento Costa Blu, che mette insieme sicuramente dei comuni bellissimi in bandiera blu, quindi il mare è protagonista, il mare del Cilento. Sicuramente, la nostra scelta 3 anni fa fu proprio questa, quella di cercare di coniugare un grande torneo internazionale, quindi di una grande valenza tecnica, ad un ambiente eccezionale come quello del Cilento, bandiera blu, notoriamente bandiera blu, e quindi quasi migliore promozione per questo territorio. Promozione per il territorio, ma anche lo sport protagonista. Ma noi stiamo parlando della pallanuoto, la pallanuoto importante, la pallanuoto della Serie A nazionale, e parliamo sempre di squadre che sono arrivate qui a livello internazionale importanti. Quest'anno abbiamo i tedeschi del Duisburg che parteciperanno alla Champions fra 15 giorni. Abbiamo la squadra dello Spalato, quindi voglio dire due grandi formazioni, due grandi tradizioni. E poi abbiamo quattro squadre italiane importanti: la Canottieri Napoli, l'Acqua Chiara, Trieste e la Lazio. Devo dire che il livello tecnico è molto alto e c'è un grande coinvolgimento. Ho visto l'altro giorno a Casalvelino che c'era tantissima gente a vedere le partite, anche qui vedo che c'è un grande interesse, ma soprattutto, ripeto, c'è una grande voglia di fare in questo territorio, e questa sinergia che è nata già 3 anni fa con la Federazione Italiana Nuoto, cerchiamo di portarla sempre avanti. Quest'anno abbiamo dato il contributo anche del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia, quindi diciamo che il torneo sta crescendo. Adesso la cosa importante da fare è mantenere questo livello e cercare possibilmente di innalzarlo ancora un po'. Questo torneo internazionale di pallanuoto nelle nostre acque, nel golfo appunto di Castellabate, quindi che vedrà coinvolti i comuni di Castellabate, quindi nel porto di San Marco, il comune di Pollica nel porto di Acciaroli e il comune di Casalvelino nel porto di Casalvelino. Sono squadre di Serie A, un torneo importante dal valore internazionale con dei professionisti che coniuga l'attività sportiva, che è un'attività che si fa solitamente in piscina, ma noi vogliamo lanciarlo e abbiamo messo a disposizione le nostre strutture, le nostre acque per promuovere appunto questa attività agonistica nelle nostre acque e allo stesso tempo dà la possibilità per questi 2 giorni di scoprire un valore assoluto che è il nostro mare, bandiera blu.